Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiedermi, con i sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 30 luglio 1922. Facendo copiare, secondo l'ubbidienza del confessore dei miei scritti, ciò che Gesù mi aveva detto sulle virtù, io volevo farlo copiare senza dire che me l'aveva detto Gesù. E lui, nel venire dispiacendosi, mi ha detto: Figlia mia, perché vuoi occultarmi? Sono io forse uno disonorato che non vuoi far nome di me? Quando si dice un bene, un detto, un'opera, una verità di una persona disonorata, non si vuol dire chi sia per non far perdere la stima, la gloria, il prestigio e l'effetto che ci sta in quel bene, in quel detto. Perché se si dice chi è, non sarà apprezzato e perderà tutto il bello, sapendo che la fonte da dove viene non merita nessun apprezzamento. Invece, se è persona per bene e onorata, prima si fa il nome della persona per far risaltare ed apprezzare maggiormente te quello che ha detto o fatto, e poi si dice ciò che ha fatto o detto. Sicché io non merito che il mio nome vada avanti ai miei detti? Ahi, come mi tratti male! Non l'aspettavo questa pena da te. Eppure sono stato così largo con te, ti ho manifestato di me tante cose. Ti ho fatto conoscere tante cose e le più intime di me, che non ho fatto con gli altri. Avresti dovuto essere più larga nel farmi conoscere, invece la più stretta. Perché
Gli altri, quel poco che ho detto, avrebbero voluto mettere le trombe per farmi conoscere da mare. Invece tu vuoi occultarmi. Questo non mi piace affatto. Ed io, quasi confusa ed umiliata al sommo, gli ho detto: Mio Gesù, perdonami. Tu hai ragione, la grande ripugnanza che sento quel dover mettere la mia volontà nel modo come devo uscire dal mio nascondimento mi tortura. Tu abbi pietà di me, dammi più forza e grazia ed allarga di più il mio cuore, affinché mai più possa darti questa pena. E Gesù, ti benedico affinché il tuo cuore riceva più grazia e sia più largo a farmi conoscere ed amare. 2 agosto 1922. Trovandomi nel solito mio stato, mi vedevo tutta confusa e come separata dal mio dolce Gesù. Tanto che nel venire gli ho detto: Amore mio, come le cose sono cambiate per me. Prima mi sentivo tanto immedesimata in te che non avvertivo nessuna divisione tra me e te, e nelle stesse pene che soffrivo, tu eri con me. Ora tutto al contrario, se soffro mi sento divisa da te. Se ti vedo innanzi a me o dentro di me, è nell'aspetto di un giudice che mi condanna alla pena, alla morte, e non più prendi parte alle pene che tu stesso mi dai, eppure mi dici: Elevati sempre di più, invece io discendo. E Gesù, spezzando il mio dire, mi ha detto: Figlia mia, quanto ti inganni. Questo ne avviene perché tu hai accettato. Ed io ho segnato in te le morti e le pene che io subii per ciascuna creatura. Anche la mia umanità si trovava in queste dolorose condizioni. Essa era inseparabile dalla mia divinità. Eppure, essendo la mia divinità intangibile nelle pene, né capace di poter soffrire ombra di pene, la mia umanità si trovava solo nel patire, e la mia divinità era solo spettatrice delle pene e morte che io subivo, anzi, mi era giudice inesorabile, che voleva pagato il fio di ogni pena di ciascuna creatura. Oh, come la mia umanità tremava, restava schiacciata innanzi a quella luce e maestà suprema, nel vedermi coperto delle colpe di tutti e delle pene e morti che ciascuno meritava. Fu la pena più grande della mia vita, che mentre ero una sola cosa con la divinità ed inseparabile, nelle pene rimanevo solo e come appartato. Onde, se ti ho chiamato alla mia somiglianza, che meraviglia che mentre mi senti in te mi vedi spettatore delle tue pene che io stesso ti infliggo e ti senti come separata da me. Eppure la tua pena non è altro che l'ombra della mia. E come la mia umanità non restò mai separata dalla divinità, così ti assicuro che mai tu resti separata da me. Sono gli effetti che provi. Ma allora più che mai formo una sola cosa con te. Perciò coraggio, fedeltà e non temere. Cominciamo la meditazione di questi due brani che contengono evidentemente due insegnamenti principali distinti, ma come sempre assai importanti. Il primo brano che abbiamo ascoltato mostra di nuovo, è tema che in diverse circostanze è apparso, come bisogna fare attenzione a non fare la nostra volontà sotto la scusa di buone motivazioni. Qui Luisa diceva, allora, che cosa era successo? Gesù aveva dato degli insegnamenti sulle virtù. Evidentemente gli insegnamenti sulle virtù sono importanti. Ecco. Ma nella testa di Luisa, perché non si venisse a sapere che le era apparso Gesù e quindi non dovesse manifestare questa sua cosa personale? E questa è una cosa tipica, insomma, dei santi che, se possibile, vogliono tenere nascoste le esperienze soprannaturali che hanno e non sbandierarle ai 7 venti.
Dice, tu scrivi quello che è stato detto sulle virtù, però non dire che me l'ha detto Gesù al confessore. Ecco, da qui Gesù prima spiega, e quindi qui dà anche, come dire, un bel monito attraverso Luisa, questo vale per tutti i destinatari di grazie soprannaturali o straordinarie, no? Quello che viene detto bisogna ripeterlo, bisogna scriverlo. Quindi è una bella responsabilità, specialmente insomma quando in qualche, come dire, esperienza vera e autentica ci dovesse essere qualche messaggio forte. Quindi preghiamo, ecco, per questi fratelli e queste sorelle a cui il Signore dà, noi pensiamo, la grazia, certamente è una grazia, ma anche la grande croce, insomma, di camminare per vie straordinarie e soprannaturali, perché sono grandi grazie che comportano grandi croci. Però questo non va bene. Non va bene neanche motivato dalla sanissima, santissima motivazione di stare nel nascondimento e di non apparire. E Gesù le fa una bella, insomma, lavata di capo, dicono a Napoli. E concludendo addirittura con questo non mi piace affatto. Ecco, allora, qui bisogna fare attenzione, noi, ecco, piano piano che Dio ci fa conoscere i suoi voleri, i suoi desideri, le sue, di non fare stupidaggini o errori. Noi pensiamo se la Madonna, io quando penso a questa cosa mi viene subito in mente la Annunciazione, no? Ma sarebbe stata umiltà della Madonna dire all'Arcangelo Gabriele, dice, carissimo angelo, guarda, ringrazia l'Altissimo per questa proposta stupenda che mi ha fatto, ma io sono la più piccola della terra, non sono adatta a fare la madre di Dio. Ringrazialo, ecco, però cedo tranquillamente il mio posto a qualcun'altra che sia più santa di me. Sembrerebbe un bel discorso, sembrerebbe. Questa sarebbe stata una cosa gravissima, sarebbe stata. Infatti la Madonna non l'ha fatta, perché se questa fosse stata la cosa migliore da fare, l'avrebbe fatta subito. Perché? Perché tu ti umili davanti al Signore, come ha fatto la Madonna, dice, si è sprofondata, ecco la schiava del Signore. Dopodiché questo il Signore ha deciso per me, per quanto io mi senta piccola, per quanto io mi senta indegna, per quanto io mi senta l'ultima, fiat mihi secundum verbum tuum. Cioè, noi non possiamo opporre, anche attraverso buone motivazioni, la nostra volontà umana a quella divina. Guardate che ad esempio qui ce ne sono tantissimi, anche facilmente fattibili nella vita quotidiana, no? Come per esempio non si deve mai ricorrere al male per occultare un bene, no? Qui Luisa voleva stare nascosta, faceva, cioè, quello che, il mezzo per farlo non era buono. Esempio che tante volte accade, uno un giorno sta facendo un digiuno, magari fa il digiuno il mercoledì e il venerdì per amore della Madonna, perché crede a Medjugorje o cose del genere, o anche per motivazioni sue personali. E capita una circostanza, è chiaro che il digiuno non si va a sbandierare in giro ai 7:20, no? Non si fa come mettere le trombe per farlo sapere a tutti, questo lo dice Gesù nel Vangelo. Però se capita una circostanza in cui uno si è messo alle strette e viene scoperto, insomma, gli viene fatta qualche domanda indiscreta o diretta, ma mica può mentire per dire che non sta digiunando perché io non lo devo dire a nessuno. Con molta umiltà dirà, sono l'ultimo degli esseri mortali sul pianeta Terra, mi dispiace, oggi non mangio perché sto facendo digiuno. Non perde il merito in questo caso del digiuno, perché il merito si perde se io volontariamente e al fine di apparire santo agli occhi delle persone ne parlo senza che ci sia una necessità. Ma nel caso in cui vengo, come dire, messa alle strette, quindi non dipende dalla mia volontà, che cosa devo fare? Sinceramente, devo dire, che cosa disse Gesù quando lo interrogavano? Tu sei il figlio di Dio?
Che cosa devo fare? Io lo sono. Quindi, se c'è la circostanza che impone di dover dire la verità, e pur dicendo la verità si deve rivelare qualcosa di positivo, di virtuoso che si è fatto, non si può ricorrere a mezzi. Quindi bisogna fare molta attenzione. Questo è un insegnamento, ecco, per le anime buone. Ecco, perché le anime buone, però, come diceva Sant'Alfonso, non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene. Questo è il motivo per cui qualche altro santo ha scritto che di buona intenzione l'ha stricato all'inferno. Perché la buona intenzione non legittima e non giustifica un'azione che comunque è non buona o, come in questo caso, molto molto imperfetta, come quella fatta da Luisa. E Luisa si becca il doveroso rimprovero. Noi dobbiamo ringraziare il Signore quando ci arrivano i rimproveri, o da parte sua, o da parte di qualche creatura, o da parte di chi è preposto alla cura della nostra anima. Perché lamentarsi dei rimproveri è proprio delle anime superbe, oppure ribellarsi ai rimproveri. L'anima umile l'accoglie con gioia il rimprovero. Bene, ho imparato una delle tante cose in cui mi sono sbagliate, perché l'anima umile pensa, come dice San Paolo, che noi manchiamo in tante cose, però questo pensiero non può rimanere un pensiero genere. Io manco in tante cose, però appena uno me ne fa notare una, vado su tutte le furie. Cioè, scusa, se manchi in tante cose e te ne viene fatto notare uno, ringrazia chi te l'ha fatto notare. Digli grazie, ti umili, la prossima volta. Adesso lo so, ci comincerò a lavorare sopra e speriamo che col Signore, con l'aiuto del Signore, potrò fare meglio. Questa è l'anima sinceramente umile, altrimenti sono tutte chiacchiere. Ecco, e poi qui Gesù fa riferimento nella seconda parte, forse leggerò anche un altro brano sconvolgente, insomma, a testimonianza di queste cose che leggevo ieri sera dal 31° volume. Qui Gesù fa riferimento a quello che abbiamo visto nelle meditazioni precedenti. Gesù gli aveva chiesto: se vuoi tu condividere le morti e le pene che io subii per ciascuna creatura? Disse qualche tempo prima. E Luisa gli ha detto: sì, ecco, attenzione, le offerte che uno fa, dopo il Signore l'accoglie e te la sta facendo vivere e ti comincia a lamentare. Dice, amore mio, come sono cambiate le cose tra noi? Prima mi sentivo medesimata in te, adesso soffro e mi sento divisa da te. E se ti vedo dinanzi a me, dentro di me, non sento più il tuo amore, ma sento un giudice che mi condanna alla pena e alla morte. Allora Gesù gli dice: senti un po', figliola mia cara, ma che mi hai detto qualche tempo fa? Tu hai accettato e io ti ho segnato le morti e le pene che io subì per ciascuna creatura. L'hai accettato? Cioè, l'abbiamo deciso insieme, nessuno ti ha obbligato. Allora, figlioli miei cari, qui, quando si fanno le offerte, per questo che già altre volte, insomma, ho avuto modo di tutte quante le offerte impegnative, certamente il Signore gradisce che siano fatte. E gradisce le anime generose, guarisce, gradisce molto le anime amanti, però, ecco, è sempre meglio fare un pochino di discernimento, chiedere prudente consiglio, ma a un sacerdote che conosca bene, insomma, l'anima, che sia in grado anche di farla riflettere. Qui non si tratta di avere paura, d'accordo, di me o di spaventarle, perché se no, se uno guarda a se stesso non farà mai niente, insomma, no? Io non avrei mai fatto il sacerdote se avessi guardato a me stesso, perché soltanto che uno pensa alla parola sacerdote dovrebbe starsene a casa, perché nessuno è in grado di assumersi le responsabilità e di essere all'altezza di un ministero così grande. Quindi questo deve essere, bisogna essere consapevoli, però al tempo stesso non lo si può assumere a cuor leggero, cioè, perché un cattivo sacerdote fa un sacco di danni. Quindi nella consapevolezza che comunque Dio mi aiuterà, io però devo fare un discernimento, perché devo vedere se ho realmente questa vocazione, se ho spirito di sacrificio, se ho spirito di preghiera, se sono disposto a stare una vita, come dire, in solitudine affettiva, quindi senza una presenza a fianco. A tutto questo serve il discernimento e la formazione. Perché, fermo restando che comunque Dio mi deve aiutare, se non mi aiuta siamo rovinati,
Però io ho fatto un discernimento e mi sono messo anche un pochino alla prova, no? Per vedere se ho, come dire, i requisiti per reggere una vocazione di questo genere. Confesso, insomma, molte persone che mi capitano, per esempio, mi chiedono: voglio fare la consacrazione totus tuus. Io adesso ho imparato a dirgli, dico: guarda, facciamo così. Tu cominci a vivere come se già lo fossi, schiavo di Maria, e poi facciamo la consacrazione. Non il contrario, perché uno fa queste cose con tanto entusiasmo, con tante cose, per carità, anche cose belle, che è bello vederle in un'anima, no? Però, dico, se uno capisce cosa significa, cioè tu ti sei consegnato per essere schiavo d'amore della Madonna, ma cioè, se vuoi fare questa cosa, vuol dire che se c'è un desiderio della Madonna e tu lo sai, tu lo devi esaudire. Ma non è che lo devi esaudire come un'imposizione, cioè tu hai scelto di essere il suo schiavo d'amore. Questa la Madonna non può contare sui suoi schiavi, che non gli obbediscono manco chi ha testato di essere. Ma chi gli obbedisce la Madonna? Siccome non te lo ordina il medico di fare questa cosa qui, questo è un atto di offerta libero e volontario, d'accordo? Non ne dipende la salvezza eterna, quindi, però, una volta che viene fatto, deve essere ponderato. Quando una persona dice voglio vivere nella divina volontà, adesso lo vedremo, sì, basta deciderlo, ma allora, ho già detto altre volte, dice, ma dice, a volte Donardo la fa troppo difficile, Donardo non la fa troppo difficile, Donardo cerca di capire quello che ci sta scritto in questi scritti. Ripeto, ieri sera, 31, volume 31, sentite cioè, quando Gesù spiega le grandi sofferenze, diciamo così, tribolazioni, insomma, che attendono chi vive. No, non è il volume 31, è proprio il 14. Lo mediteremo tra qualche giorno. Ci faccio un accenno preventivo. Non era il 14, il 31, era il 14. Sentite, lo trovo un attimo al volo, vediamo soltanto una frase. Allora, ti ho detto tante volte che la missione di chiamare un'anima a vivere nel mio volere, questo è il volume 14, lo vedremo tra qualche giorno, 23 agosto 1922, è la più grande, la più alta e sublime. E non c'è altra che la possa uguagliare. Sai che significa vivere nel mio volere? Soffrire non un solo martirio, ma tutti i martiri. Non una pena e dolore, ma tutte le pene e tutti i dolori. E poi Gesù aggiunge: vedo che ti spaventi nel sentire ciò. Che spaventava. No, non temere, perché tanti martiri, dolori e pene saranno contraccambiati con innumerevoli gioie. Allora, amici miei carissimi, insomma, me lo dico anche a me stesso. Lo mediteremo nei prossimi giorni. Qui c'è scritto così. Quindi, in quello che qui Gesù sta dicendo a Luisa, dice: senti, tu hai voluto, come dire, entrare fino in fondo, andare fino in fondo a questo fatto, cioè che vivere veramente la vita della divina volontà è rivivere la mia stessa vita. Allora, io che cosa ho vissuto? Morti continue dentro di me, pene continue dentro di me. Qui dà una spiegazione bellissima, perché dice: ma cioè, la divinità era unita all'umanità di Gesù, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, nella forma più inseparabile, sostanziale, d'accordo, personale, attraverso l'unione ipostatica. Ecco, però la divinità è impossibile che soffra, d'accordo? Non può soffrire, come dire, è completamente immune, intangibile dalle pene. Allora che succede? L'umanità di Gesù invece in continuazione doveva stare a soffrire. Allora la percezione che Gesù aveva nella sua vita terrena era questa, la stessa che fa vedere a Luisa, cioè che la divinità a cui era unito, lungi dal, come dire, consolarlo, ma gli esigeva, gli chiedeva di pagare fino all'ultimo spicciolo il fio di ogni pena di ciascuna creatura, avvertendo questa immensa solitudine nella sofferenza e il rigore della divina giustizia sopra di sé.
Questo è quello che dice, cioè io se ho capito male, cioè qualche persona certamente più brava, più esperta, più capace, che certamente esiste, dimmi, mi dica, allora non c'hai capito niente, hai capito male, però insomma io cerco di decodificare la lingua italiana. Allora dice, questo avviene perché tu hai accettato e io ho segnato in te le morti e le pene che io subì per ciascuna creatura. Anche la mia umanità si trovava in queste dolorose condizioni, inseparabile dalla mia divinità, eppure essendo la mia divinità intangibile alle pene, né capace di poter soffrire ombre di pene, la mia umanità si trovava sola nel patire. Un aspetto molto severo e molto doloroso della croce, qui che è stato provato, che è stato saggiato come oro nel crogiuolo, dice il libro della Sapienza, dal Signore, questa cosa la sa molto bene. Quando siamo fortemente provati, quando siamo fortemente crocifissi da nostro Signore, si avverte questo dolore immenso e questo corollario tremendo del dolore, che è la solitudine. Le creature, non soltanto dal fatto, dipende dal fatto che le creature si allontanano, questo succede sempre, quando noi soffriamo si fa subito il deserto intorno, d'accordo? Ma anche quando qualcuno stesse vicina, come dire, nessuno può comprendere e condividere la mia attuale percezione ed esperienza della mia attuale pena. Spero di essere chiaro, no? O viene il Signore a consolarci, oppure sempre il Signore viene a sostenerci. Bisogna vedere se in un certo momento Lui ti chiede di soffrire, soffrire, quindi a sommo grado, quindi soffrire avvertendo anche questa solitudine, questa è una cosa, è una, come dire, un surplus, è una pena nella pena, oppure se ti fa sentire la sua consolazione e la sua presenza. È chiaro che in questo secondo caso la pena viene di molto alleggerita, insomma, no? Perché soffrire con la consolazione di Gesù nel cuore è molto meno complicato, che è molto meno doloroso che soffrire in stato di solitudine. Però questo dipendeva dal fatto che lui si era accettato di vivere le morti e le pene di Gesù, le sue pene, le sue morti, e lui soffriva in questo modo, come redentore, come riparatore, come restauratore del genere umano. E Gesù confessa addirittura come la mia umanità tremava, restava schiacciata innanzi a quella luce e maestà suprema, nel vedermi coperto delle colpe di tutti, delle pene e delle morti che ciascuno meritava. Fu la pena più grande della mia vita. Attenzione che mentre ero una sola cosa con la divinità ed inseparabile, nelle pene rimanevo solo e come appartato. Questo chiaramente Gesù ce lo descrive, ma è evidente che nessuno di noi può capirlo fino in fondo, no? Perché nessuno di noi può avere la percezione neanche lontana di cosa significa un'umanità unita ipostaticamente alla seconda persona della Santissima Trinità, no? Però, come dire, provando a fare uno sforzo, come dire, grande di fantasia, in qualche modo immedesimarci, insomma, che la divinità è impassibile, non può, è piena di felicità, è pieno di gaudio, è il principio di tutti quanti i piaceri, le gioie, le delizie inconcepibili a mente umana, quindi vedersi un'umanità che è unita a questa divinità e non solo non sente niente di queste cose, ma addirittura si sente sola e resta sotto il peso schiacciato della sua inesorabilità, insomma, è una bella botta, insomma, non è una cosa da nulla. E allora Gesù conclude, scusa, se io ti ho chiamato alla mia somiglianza, allora che cosa succede? Tu non sei unita ipostaticamente alla divinità, ma tu, io e te abbiamo un rapporto di intima amicizia, di stretto amore. Quante volte carezze ti ho dato, quante cose ti ho dato, quando tu soffri queste pene, però,
Io non te le bozzo da ste carezze, altrimenti torniamo al discorso di prima. Non ti posso far sentire una presenza se non come spettatore delle pene che io stesso ti infliggo e darti addirittura la percezione di essere separata da me, perché questo è il riverbero, è l'avvertire dentro il cuore della situazione di separazione da Dio che il peccatore purtroppo per colpa propria, allontanandosi da lui, vive. Questa è la pena più terribile, questa qui, senza dubbio. Però qui siamo ancora al 14° volume, tra l'altro. Però ecco, questo è se tu vuoi spingerti fino a questo punto. Ecco, quindi comprendiamo anche, no, quello che Gesù dice nel Vangelo: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Chiaro che chi è capace di amare Gesù in questo modo, di riprodurre la vita in lui, avrà grandissime grazie anche in questo mondo e avrà grandissima gloria in cielo. Ecco, però ecco, questo ci aiuti anche un attimo a comprendere, insomma, tante situazioni in cui ci possiamo venire a trovare, ecco, i figli della Divina Volontà non sono molto malati di lamentosi, anzi di questa malattia hanno trovato l'anticorpo. Se anche la natura geme, se anche la natura soffre, se anche la natura veramente avverte in certi momenti, come dire, quel senso di saturazione, che tradotto in soldoni gli farebbe dire: guarda, non ce la faccio più, ma non lo dice, e comprende che tutto questo c'ha un senso e un motivo ben preciso, che il Signore non sta dormendo, che tutto questo lo sta volendo o quantomeno permettendo, e che tutto questo porta soltanto ad una maggiore conformazione con Gesù e ad una più addentrata, ecco, più profonda e intensa vita nella Divina Volontà. Bene, Santa Vergine Maria, ecco, il tuo esempio, ecco, delle tue reazioni anche dinanzi alle grandi chiamate dell'Altissimo, ecco, ci faccia sempre ricordare di fare bene la sua volontà, ecco, di non cadere nella trappola di uscirvi con buoni e a volte speciosi pretesti, che è operazione pompata, ecco, e certamente stimolata, suscitata, sollecitata dal diavolo, che non vuole certamente farci vivere in questo regno e mondo tutto divino. E che poi concedici anche la grazia di comprendere bene, ecco, che vivere nella Divina Volontà è conformarci sempre di più e sempre meglio al nostro Maestro e Signore Gesù, che nella sua vita terrena sappiamo come ha vissuto e quella che è stata la sua vita. Una vita bellissima, non si deve guardare certamente soltanto il mistero del dolore, ma anche c'è tutto il resto da contemplare, perché grandi dolori sono grandi gioie, grandi croci sono grandi grazie, eccetera. Ecco, però ecco, lo sguardo sempre fisso, San Paolo dice a Cristo crocifisso, ci aiuti ad andare avanti, ecco, quando i momenti di sofferenza, di prova, di tribolazione, qualunque titolo, di qualunque genere, ci si presentano dinanzi al nostro cammino. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat.
Ave Maria.